Comunque un pochino questo rapporto non dico che sia proprio buono, però. Mi scusi, facevo rapporto alla Cyberlife. Ah. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No, sto arrivando. Sto male, io lo lascio lì nell'ascensore, raga, bellissimo, lo lascio accampare lì. Il vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano. Pare che qui non ci viva nessuno, ma ha detto di aver visto un uomo con un LED sotto il cappello. Ah, cazzo, se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore, servono altri sbirri. C'è nessuno? Aprite, polizia di Detroit! Stammi dietro. Va bene. Dovrebbe essere il contrario? Momento. Un momento. Voglio analizzare la situazione. Ok, qua non c'è nulla. Fai andare avanti me. Ma Madonna. Che cazzo è questo? Seziona l'appartamento. Cazzo da fare schifo qui. E cacca di piccione ovunque. Ah, siamo venuti per niente. No, non siamo venuti per niente. UFO. Manifesto fattoria urbana. Lembo di manifesto. Carta riciclata, spostato di recente. Aha. Se n'è già andato. Sono circuiti. C'è qualcosa? Non lo so. Sembrano degli appunti, ma sono indecifrabili. Secondo me invece è riuscito a leggerli. Non lo sa, però probabilmente è riuscito. A livello inconscio, mi viene da dire, anche se non credo possa esserci un livello inconscio per loro. Il sospettato non mangia. Quindi è un androide. A meno che non mangi i piccioni. Al sospettato piacciono gli animali selvatici. Beh, quello era cibo per uccelli in realtà. Giacca militare di seconda mano, iniziali RT. RT? Iniziali, forse. Ha le iniziali sulla giacca. Cuceva mia madre alle elementari. Anche mia madre al pigiama, sul pigiama dell'asilo. Patente di guida, nome Rupert Travis, contraffatta. La patente di guida è falsa. Bene, non siamo venuti per niente. Prendi. Dio santo, come li ho... Biocomponente. C'è un LED sul lavandino. È ovvio che fosse un androide. Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. Ok. UB200. Capiamo il modello. RA-9. Gli stessi. Pensavo di essere... Sai cosa significa? RA-9. Scritto 2471 volte.
La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché sono ossessionati? Sembra una specie di labirinto. Scrittura ossessivo-compulsiva. Sgabello di legno caduto di recente, tracce di escrementi di volatile. Evidenziatore aperto, usato di recente, colore nero. Il sospettato è stato qui di recente. Ecco cos'è accaduto quando abbiamo sentito quel rumore. Il sospettato è corso in soggiorno. Che figata! Ho bloccato la scena mentre i piccioni volavano, bellissimo. Deve essere scappato dalla finestra. Ah, la gabbia che è caduta. Incredibile. Il coglione da lanciare a queste bestiacce. Graffi recente. Tracce di acciaio zincato. Impronte recenti. Tracce di escrementi di volatile. Nessuna impronta digitale. Gancio di metallo. Il sospettato è corso verso l'ingresso. Il sospettato ci ha sentiti entrare. Il sospettato è ancora qui. È qua sopra. Dobbiamo parlarne con lui. Non posso. Ah, di qua, ecco. Veloce ma rischiosa, facile ma lenta. Veloce ma rischiosa, vai. Alternativa più equilibrata, veloce ma rischiosa, alternativa. Vai. Diretta ma affollata, vai. Diretta ma lenta, veloce ma rischiosa. Veloce ma rischiosa. Dai. Oddio santissimo.
odio Quick Time. Dai, su, sei un modello super sofisticato, forza! Diretta ma affollata! Cavolo! Eccolo! No! No, 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 no! Software instabile. Cazzo. Non era previsto che io lo salvassi. Cazzo! È colpa mia. Sono stato troppo lento. Dannazione, l'avresti preso. Non importa. Sappiamo com'è fatto. Lo troveremo. Madonna, ragazzi, mi sta battendo il cuore fortissimo. Ehi, Connor. Niente. Va per dire grazie. Chi siete? Fujaski. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. North. Perché non si sono tolti... Jericho? Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. C'è un luogo dove saremo lì. Trova Jericho. Ma certo, è stato lui. Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. In molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Capisco come ti senti, ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Lo uccido. Un tempo obbedivate agli umani, e ora è la paura a governarvi. Non siete più liberi di prima. Avete soltanto cambiato padrone. Già. Ti senti perso, come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Lui è stato il primo. Qui sei al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Lei è quella che lavorava al Night. Trova Lucy. Flora Jericho. So che anche gli umani hanno paura di morire. Sai cosa succede dopo la morte? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. Cavoli, è conciata male. Ah, cioè, è morta così? Alcuni sono semidistrutti, praticamente. Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va.
Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi. Da quanto tempo? Da quanto tempo sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. Sembra umanissima lei. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. L'hanno fatta maggiorata, ovviamente, perché faceva un lavoro. Lei era un androide di piacere. E direi che si vede proprio stragnocca. Oh. Perché lo chiedi? Risentimento. Ho solo chiesto. Chi ha scoperto Jericho? Nessuno lo sa più. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è qui da qualche parte. Ah, quindi non è stato il biondo. Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato. Lei è bellissima comunque, mi piace un sacco. Perché qua c'è un bambino? Aspetta, ma sta respirando, è vivo? L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Un androide bambino? Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente. Non sopravvivono? Moriamo piano piano. Come gli esseri umani. Non sono tanto diversi da noi. E lei? Oddio, ma gli manca mezza testa. Sei tu, Lucy? Siediti. Dio, mi fa senso. Fa vedere. Fermerò l'emorragia. Cauterizza? Tanto loro non provano dolore. Bevi questo. Tipo la sciamana dei droidi. Dammi la mano. Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Le tue scelte decideranno il nostro destino. Quanto fa Matrix questa cosa? Quindi lui è molto importante per loro. Simon.
So dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Ok. Ci sto.